Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. E come in ogni nuovo video, oggi vedrete un nuovo deck. Questa volta è il turno di Dragonite X, che ha vinto lo scorso sondaggio. Qui sopra troverete una pallina con un punto esclamativo. Cliccateci e votate il prossimo deck che volete vedere qui su Tuberanza, ok? Il nome che ho dato al mazzo di Dragonite X è particolare. Ok, ve lo faccio vedere. Neutro Roberts. Ma posso spiegare. Dragonite di questo deck è di tipologia normale. I Pokémon normali sono anche visti come neutro. Neutro Roberts. Ma io come cazzo faccio a dire ste cazzate? Vabbè, lasciamo perdere, raga, questi sono i nomi che mi vengono al momento. Sì, lo so, è abbastanza grave. Vi posso garantire che è uno dei mazzi più divertenti che io abbia mai creato. E ve lo dico in anticipo, se volete la lista di Neutro Roberts, datemi 4500 pollicioni all'insù. Dopodiché, in descrizione comparirà la lista, ma adesso andiamo a giocarlo e a spiegare come funziona. Go! Ricerca gli avversari disponibili. Oh, finalmente, ci siamo. Provo a spiegarvi a grandi linee come funziona questo deck, anche se giocandolo la spiegazione viene molto molto meglio. Allora, il Pokémon principale di questo deck, lo sapete, è Dragonite X, che andrà giocato in collaborazione con Xerneas. Ma attenzione, perché ci sono anche gli Unown o Unown, se preferite chiamarli così. Vuoi iniziare tu? Yes. La strategia principale è quella di mettere in campo prima Xerneas e Dragonite in panchina. Abbiamo già una mano ottima, ottima. E voi vi starete chiedendo, ma Tube, Xerneas e Dragonite va bene, ma Unown che cavolo c'entra? Allora, gli Unown vi danno la possibilità di essere messi in panchina, scartarli e pescare una carta. Unown è un Pokémon base, voi li mettete magari due, li scartate, dopodiché mettete in campo Dragonite dalla vostra mano e grazie alla sua abilità ripescaggio potete prendere due Pokémon base dalla pila degli scarti e aggiungerli alla vostra mano. In quel caso voi ripescherete nuovamente gli Unown e continuerete a pescare carte. Vabbè, questa intanto gliela diamo. Io potrei dare un'energia, poi evolverlo. Però no, preferisco fare così. La Peso Ball serve ovviamente per pescare altri Dragonite X dal mazzo. Mo, per adesso non ne abbiamo bisogno, quindi non la utilizzerò. La Ultra Ball. Chi andrà a prendere? Poi questo, obiettivamente, raga, è un mazzo perfetto. Perché anche il vostro avversario gioca a Pokémon come Regice, che blocca i Pokémon X, Carbink, o insomma, tutti quei Pokémon che vanno a bloccare i Pokémon X. Voi avete Xerneas e Xerneas Turbo, che fanno tutti i danni di questo mondo. È andato a prendere Blastoise. Bene. Io nel prossimo turno farò questa mossa. Energia a lui, evoluzione, geocontrollo, energia a lui e poi vedremo come muoverci. Un'altra energia, buona, ok. Tieni. Ma lui non ha segnato energie. Non le ha, non le ha. Geocontrollo, oh sì, a te. Avrei potuto prendere un altro Dragonite e caricarlo con il geocontrollo. Sono stato un idiota, ok? Qui c'è stata una mia mancanza di attenzione. Vabbè, lo prenderò poi. Nel prossimo turno. Vediamo intanto cosa fa il nostro avversario. Ah, Platan, scarta tutto. Ammazza raga, questo sta proprio disperato. Non ha energie. Mo, l'avrà presa adesso, dai, penso di sì. Se non l'ha presa nemmeno adesso, si ritira, sono sicuro. 100%. Oh, è arrivata anche l'energia. Meno male. È il mio turno. Ok. Ultra Ball. No, io vado ad utilizzare la Peso Ball e prendo il Dragonite X Full Art. Lo vado a mettere qui.
do un'altra energia al nostro Xerneas e facciamo di nuovo geocontrollo per caricare definitivamente il primo Dragonite X e iniziare a caricare anche il secondo. Dragonite è pazzescamente micidiale, infligge 130 in più, fa scartare un'energia al Pokémon attivo dell'avversario. Terribile. Mo va a prendere sicuro Mega Blastoise. Dai, penso di sì, oramai. Dai, su. Non ci posso credere. Ah, beh, ok. Mo lo evolve e passa il turno. Cioè, no, raga, questo proprio non l'ho capita. Cioè, lui ha passato il turno senza manco evolvere Blastoise X. Non lo capirò probabilmente mai questo procedimento. Vai, flusso. Devastante Mega Ultra Power. Peschiamo una carta premio. Ed è una Level Ball. Ottima, ottima. Perché andremo a prendere un Own. Uno Snorlax. I danni inflitti sono ridotti di 30. Bravo. Adesso evolvilo però. Non mi dica non l'evolve. No, non l'evolve. Olè. Un altro un Own. Perfetto. Level Ball. Un Own. Prendiamolo. Poi, se ci dovesse capitare un Dragonite X, li riprendiamo e continuiamo a pescare. Mica cavoli. Ve lo ricordo, 4500 pollicioni, lista in descrizione. Wow, la pozione, la pozione. Platan, Platan. Platan non è male, ma io adesso uso la Ultra Ball, vado a prendere Dragonite X. Lo mettiamo in campo. E attiviamo il suo effetto. Due Unown dalla pila degli scarti in mano. Li metto. E scarto tutto e ripesco. Oh oh oh! Guardate che bello il giardino. Guardate che bello il giardino. Avrei bisogno però di Elisio. Non mi è uscito. Non ci sono energie. Vediamo adesso. Non ci sono energie. Perfetto. Raga, io capisco che effettivamente c'è stata una strategia devastante e vi posso anche garantire che questo deck spesso porta l'avversario all'esasperazione. Perché avete visto? Cioè, il nostro turno non finiva quasi mai e continuavamo a mettere, a fare, a fare, a fare. Pazzesco. Pazzesco, ci sta poco da dire pazzesco, cioè pazzesco. Proprio micidiale. Però io ne vorrei fare un'altra, sapete? Sì, e ne faccio un'altra. Ricerca di avversari disponibili. Ok, ci siamo. Secondo round. Mi dispiace non aver messo in campo Dragonite X nello scorso incontro, ma spero di farlo in questo. Speriamo, speriamo, speriamo. Chi inizia? Ho perso il lancio della moneta, meno male, no, perché non si sa mai. È il mio turno. Grazie, grazie, grazie. Bene, niente Pokémon base, peccato. Buono, 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 buono. Anzi, non buono. Ottimo, 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 ottimo. Anzi, addirittura carte iniziali meglio di prima. Molto meglio di prima. Dai, 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 dai. Pesca ste carte, dai, che c'ho voglia di giocare, su. Il tuo avversario sta scegliendo i Pokémon. Attenzione! Un Dragonite davanti a noi. Quindi facciamo così. Un Own. Lettera di addio. Vediamo se riusciamo a pescarlo il Dragonite noi. No, non ancora. Dragonite ancora. Proviamoci. Non è uscito. Nessun problema. Anemone. Peso Ball. Dragonite ex full art lo prendiamo. Quindi Dragonite in campo. Usiamo la sua abilità. Riprendiamo due Unown. Tac tac. Li rimettiamo subito in campo. Così che adesso posso pescare di nuovo. Elisir di Rocchetta che ti depura. Buona così. Olè. Lettera di addio. Se ne va. E peschiamo quella. Lettera di addio. Vai, se ne va. E peschiamo l'energia double. Giusto per cercare. Niente. Niente.
Sì, raga, lo so che è meglio fare i tornei perché trovi la gente che non quitta, bla bla e bla bla. Però a me dispiace. Dispiace e devo farne un'altra, assolutamente. Magari verrà un video un po' più lungo, ma io devo fare un match completo. Trovato. Oh. Mi raccomando, Rocchettaro, non quittare. Oh, testa. Mamma mia, vinco pure il lancio della moneta. Incredibile, incredibile. Oggi io chiedo scudo. Questo era... come si chiama quello là? Oh mio Dio, che carte di merda. Oh mio Dio, che carte di merda. Quello mi ha mandato un cuore. Forse è qualcuno che ci ha riconosciuti. Il suo deck è normale. Oh. Abbiamo una level ball. Prendiamo un altro Unown. Molto buona, eh? Molto buona questa mano. Devo dire che è molto buona. Oh mio Dio, che carte di merda. Oh mio Dio, che carte di merda. Perché adesso io vado a scartare. Turbo qua qua qua. Non è che mi faccia poi così impazzire. Xerneas. Ecco, già Xerneas è molto molto meglio. Anemone, Peso Ball, stessa tattica di prima. Andiamo a prendere con la Peso Ball Dragonite X Full Art. Lo andiamo a mettere in campo. Utilizziamo il suo effetto. 2 Unown in mano. Intanto vado a dare questa bellissima energia doppia al nostro Dragonite. Non si sa mai ci dovessimo dimenticare. Si scarta. Un altro Xerneas. Ancora manda i cuori, Rocchettaro. Te lo manderei anch'io, ma sono un po' impegnato con la tattica. Allora, cintura furia lotta. E basta così. Basta così, basta, basta, basta. Level Ball, ok, probabilmente va a prendere Octillery. Ah no, Rattata! Abbiamo davanti il mazzo di Raticate Turbo. Ok, abbiamo Rosica. Bene, 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 Rosica. Diamo un'energia al nostro Dragonite. Passo. Facciamolo fare. È un po' pericoloso, lasciar fare il mazzo di Raticate Turbo. Però noi possiamo stare semi tranquilli. Otto, guarda, un altro Unown. Scartiamolo e peschiamo. Ok, ok. L'energia la teniamo, perché nel prossimo turno la vado ad assegnare Unown, lo ritiro e butto in campo Dragonite X. Anche se non è una mossa ottima, eh. Quindi magari aspettiamo. Tanto il mazzo di Raticate Turbo non può molto contro questo di Dragonite X. Ai ai ai, io non lo avrei scartato, Elisio. No. In teoria. Allora, cintura. Dare un'energia. Ritirarlo significherebbe praticamente fargli mettere in campo Raticate Turbo. Però se lui dovesse avere Cerca Sfide o Elisio, io sono fregato. Cioè, nel vero senso della parola. Scartiamo tutto, dai. Magari riesco a prendere io Elisio. Bene, 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 bene. Passiamo. Passiamo, passiamo, sì sì. Allora, se non ha Elisio oppure il Cerca Sfide, possiamo dire che abbiamo quasi vinto. Perfetto, perfetto, al top, al top. Energia, ritiriamolo dentro Dragonite. Elisio, a te, vieni in campo Raticate. Mettiamo subito, subito anche questo. Prendiamo i due Unown. Mettiamo Unown qui. Lettera di addio. Pesco. Un altro Dragonite X. Lettera di addio. Ottimo.
un altro unknown, lettera di addio. Vedete raga, cioè obiettivamente un avversario un po' nervosetto questo deck lo farà sicuramente quittare al 100%. Di nuovo Dragonite X, riprendo i due unknown e continuiamo a pescare finché magari non vi esce la carta che vi serve, voglio dire. Avete tutto il tempo del mondo per farlo. E nessuno può dirvi nulla. Lettera di addio ancora. Tank. Bam. Un altro turbo. Ok. L'energia l'ho assegnata, quindi vai. Iperraggio. 140. Scarto l'energia, ma tanto è andato Raticate Turbo. Un'energia, una sola ne pesco. Giardino fatato. Molto, molto buona. Molto, molto buona. Visto che poi giocheremo Giardino Fatato, lui verrà avvelenato sicuramente. Ritiriamo Dragonite, buttiamo in campo i, Xerneas Turbo e attacchiamo con il suo attacco. Superamo, superamo. Allora, poi vado ad utilizzare proprio Anemone. Ai ai ai, eh? Bravo, bravo. Mi sentirei di scartare lui. Anche se era meglio Dragonite X, però mano bissale. È alla ricerca di nuovi Rattata, Raticate e Turbo. Scarta tutto, va. L'energia doppia va a scartare. Ai ai ai, la disperazione, eh? Noi intanto ci prepariamo con Anemone, con cui andrò a prendere il cercasfide. Non mi ha nemmeno avvelenato. Perché? Oh, vabbè. Intanto... Ma guarda, Giardino Fatato neanche mi interessa adesso. Vado a prendere con Anemone il cercasfide. Poi vado a dare questa energia... No. Vado a dare l'energia doppia a quest'altro Dragonite. Iperraggio. Bam. A posto. 140. Fuori un altro. Signori miei, state vedendo il deck di Dragonite X, chiamato anche Neutro Roberts. Quindi vi ricordo che se volete la lista di questo deck dovete darmi 4500 pollicioni all'insù e sarà tutto vostro. Praticamente è pazzesco, lo state vedendo, eh? Ah, ecco, si è ricordato adesso di avvelenarmelo. No. No. Io non lo farei. Non gli dare le energie. Gliela data. Gliela data. Gliela data. Gliela data. Perché pure doppia? Perché, mio caro amico? Senior Junior. Inizia a prendere un altro Rattata. Io spero che tu abbia preso un altro Rattata. Bene, bene. Un altro corpetto. Molto bene. Ok. Un altro Rattata è stato preso. Adesso io non saprei. Anzi, sì. Io lo saprei e come. Via, va. No, oh. Ah, no, 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 fai nulla, nulla. Scusate, ho sbagliato. Mi ero dimenticato del Giardino Fatato. Ecco, ok. Bene, bene. Level Ball non mi serve. Cerca sfide invece sì. Potrei prendere Elisio e buttargli già subito in campo il Rattata. Lui probabilmente lo vorrà evolvere, quello con l'energia doppia. Io vado a vedere. Io voglio aspettare ancora un po' e voglio capire chi... Perché non posso assegnare l'energia? Ah, vabbè, non lo so. Andiamo avanti. Ah, forse l'ho data a lui. Ok. Cioè, avete praticamente la possibilità di spaziare un po' su tutte le tattiche. Dedicarvi a Xerneas, oppure dedicarvi a Dragonite, oppure, perché no, a tutti e due. Level Ball e va a prendere Raticate. Raticate ed evolverà tutti e due. Forza. Sono qui che ti attendo, mio caro. Ma se io gli uccidessi Ariados, no? Fondamentalmente, lui avrebbe perso tutti.
energia. La diamo a lui. Lo ritiriamo. Così tolgo il veleno. Prendiamo Elisio. E vediamo che cosa succede se tu dovessi perdere il tuo Ariados. Anzi, il tuo ultimo Ariados. Con chi mi avveleni? Dovresti perdere un turno avvelenandomi con Raticate normale. Ne vale la pena? Non ne vale la pena? Chi lo sa? Chi lo sa? Allora, Raticate, ok, con due energie. Mappa città. C'è un Raticate e un Rattata qui. Quindi vuol dire che lui non ne ha più. Non ne ha più nel mazzo. L'energia doppia scarta addirittura. Pure Elisio ha scartato. Minchia. Devastando. 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 Ok, scarta tutto. E pesca. Oh, frate, se stanno a finire le carte, te ne sono rimaste 8, eh. A me 18. Prende Elisio. Ok. Per buttarmi dentro qualcuno. Ouch. Curati, va. Lo so, amico mio, sei triste. Ti capisco, ti capisco. Beh, sì, capita. Capita essere tristi in questa vita ingiusta. Terribile, devastante. Io non capisco che cosa stia cercando. Ah, ecco, il super amo. Per rimettere in per rimettere nel mazzo gli Ariados. Altrimenti è letteralmente fregato. Ah, ok, anche un Raticate Turbo ha messo. Bene. Ultra Ball, ok. Questo è un vero e proprio bel match. Ha dato l'energia all'altro Raticate. Allora, Level Ball, non ho più un own. Ok, allora li prendo con la Peso Ball, visto che mi vado a prendere un altro Dragonite. Più che altro a me servirebbe qualche altra cura. Dovrei averne, sì. Sì. Un own. Poi c'ho ste Ultra Ball qua che sono letteralmente inutili. Scarto. Pesco. Bella. Ok. Questo. Scarto. Pesco. Elisio. 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 Lui ha preso soltanto un tipo da... scusate una cosa. Tre energie. L'ultima energia speciale ce l'ha questo Raticate. Ok, buttiamolo giù. Facciamo così. Ok. L'ultima energia fata va a lui. L'ultima, non so se è l'ultima. Addio! Mamma mia, ragazzi, sto palleggiando! Sto palleggiando! Vi rompevo... A sto punto, raga, io farei che gli incontri di prima li praticamente taglierò. Perché questo è lo scontro perfetto dove si mostra tutta la vera potenza di questo deck. No, fra, c'hai un'energia sola. Le speciali, ti ho contato le carte, non le hai più. Tutte e quattro lì dentro. Mi dispiace, signori miei. Il mazzo Rosica si è scontrato con il mazzo di Dragonite X targato Tuberanza. E amici miei, si va a vincere. Yes! La potenza, la potenza. Hai vinto, ok. Bene. Ok. 25 punti, ma questa vittoria vale molto più di 25 semplici gettoni. Amici miei, beh, che dire, io ve lo ricordo, 4500 pollicioni, lista di Neutro Roberts in descrizione. Ora, pack opening. Lo faremo breve questo pack opening perché questo match è stato epico. Allora, andiamo ad aprire evoluzioni. Devo ringraziare Giacomo, Donatello e Gianluca, Tommy e Moreno, grandi. Ci stanno alcuni ragazzi che mi hanno inviato 60, 40 codici e devo ancora riscattarli.
Perdonatemi, abbiate pazienza, ma in questo periodo sono proprio full di impegni. Dai, datemi sto ex, dai, datemi sta ex, così posso subito andarmene a casa. Dai, dai, su. Evoluzioni? Vorrei un full art Dragonite. No, Niente, non vuole darmelo, non vuole darmelo. Perché? 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 Oh. Goodbye, motherfucker! Yes! 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 Mega Charizard X. Al top. Allora, amici miei, io vi chiedo scusa in anticipo se questo pack opening è più breve del solito, ma abbiamo fatto dei match letteralmente pazzeschi che non penso di tagliare perché non lo meritano. Quindi, nel prossimo video vi giuro che farò un pack opening più grande. Per oggi è veramente tutto. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!